Ciao, allora questo è il video su Dotti Finiti e dovrebbe essere il secondo video che faccio sui prodotti finiti, se non mi sbaglio. Quindi questa è la busta dove ho tutti i prodotti finiti, sono alcuni roba che butto via, che ce l'ho da anni e non sono più buoni, però sono alcuni prodotti che ho usato e sono finiti. Vabbè, allora iniziamo. Io lo metto qui, così qui davanti. E allora iniziamo. Questo è il, come si chiama, il profumo di Avon Celebre che ho finito. Questa è la scatola che non viene più, si viene, però lo finirò per quanto verrà fuori il prodotto e lo butto. Quindi è una io non so come, non so definire le profumazioni, però a me mi garba e credo che sia estivo. Però io l'ho usato in questo inverno che mi è garbato. Poi ho finito questi dischetti della FAM 80 pezzi. E ora ho comprato al Penny, li ho ricomprati, però sono 120 dischetti. Poi quando finirò con gli altri dischetti li ricomprerò, che mi sono garbati. Dove li metto? Metto qui. Poi stamattina ho finito il pacchetto di fazzoletti, perché mi è venuto il raffreddore. Perché sono stati martedì e mercoledì c'è stato il vento, perché oggi c'è un po' di vento, io ho le maniche corte, quindi mi sono preso il raffreddore. Poi ho finito questo struccante di Kiko, che non ho, che mi ha, come posso dire, mi ha dato una mia amica che l'ha vinto a una fiera. Non so, io alle fiere ci stanno i premi della Kiko, e tanto lei non lo usava perché non si trucca e me l'ha data a me. È un, non so che di se c'è ancora, è una specie di gel, credo, che si usa con le, si usano con le salviette. Sì, le salviette, Bona, i dischetti, e l'ho usato per, praticamente me l'ha dato quest'estate, l'ho finito ora. Qualche giorno fa l'ho finito, l'ho usato per tutte queste estate, sì, estate, buona, questo inverno. E ma mi pare di qualche video prima l'ho rincensito e nulla, mi è garbato. Non so se, lo, se, se si ritrova, chi, se, lo, se qualcuno sa che, come si dice, che se lo conosce questo struccante me lo faccia sapere, se c'è ancora da Kiko, così lo vado a ricomprare, che mi è garbato. Poi c'è questo profumino, cioè, ora c'ho solo questa, non credo di avere proprio il profumino, c'ho solo la carta di profumo di Paco Rabanne. Questo, non so se si vede, e nulla, mi è garbato, l'ho usato, non lo ricompro perché non so quanto costa e non credo di permettermelo. Poi ho finito, anzi mi si è rotta la terra di Essence, quella scala, non so, non mi ricordo che, come posso dire, uffa, non mi ricordo,
non so che edizione è, come si può dire edizione, perché si è cancellato. Questa era quella alla vaniglia. Sì, alla vaniglia, mi si è rotta, l'ho usato un po' e poi nulla, l'ho finita. Nulla, mega sbatta è questa 20 Suntend, Suntend, come si legge? Si vede? Questa. Nulla, no, ora c'ho quella di Avon da finire perché ho comprato quella di Avon, quella che è uscita, no, che deve uscire nella campagna 5. Poi questo è un prodotto che ho trovato in un giornalino che si è rotto pure questo, come vedete, lo butto via perché non so che farmene. Poi questo grosso puzza, che schifo. Proprio puzza, non mi ricordo neanche dove l'ho comprato e dove l'ho trovato. Lo butto via perché puzza. Via, ciò. Poi quest'altro grosso di Avon, che qui c'era la matita, labbra, qui c'era il rossetto che mi si è rotto, e poi c'è questo. Sì, lo metto all'incontrario. E poi c'è questo grosso. Era buono, perché sapeva di fragola. Ora non sento più l'odore perché sono raffreddata. Però mi garbava. Però lo butto via, non. Ce n'ho tanti di grosso. Anche se sta per finire, è ancora buono, però via, non lo voglio più. Poi butto queste, come si chiamano? Aiuto. Per le unghie. Vabbè, non mi viene il nome. Queste di Avon, che ho preso in Avon, perché sono tutte sciupate. E non le ho mai usate, non mi. Le ho prese così, per vedere. Poi butto via questo eyeliner preso dai cinesi, che si è seccato e anche un po' sudicio, quindi lo butto via e non lo ricomprerò più. Poi ho trovato a giro per casa questo, come si chiama, smalto di AE Essence. Non so se dove l'ho comprato, mi sa che l'ho comprato dai 99 centesimi, visto che sono andata da 99 centesimi, ho trovato questa marca che non conoscevo. Sì, conosco. Sono andata da 99 centesimi, ho guardato subito se trovavo questa marca, perché ho visto altri video dove dicevano che da 99 centesimi si trovava questa marca e Sensi. Quindi. E ho comprato, che ho comprato? Ah, i blush. Vabbè. Vi farò una haul di roba che ho comprato in questi giorni. Poi butto via questo gloss di Essence, che è Essence XXXL Sheen, che saranno 2 anni che ce l'ho. Però non capisco, se non mi ricordo se è l'odore suo o è l'odore che mi è andata male. Quindi per non rischiare lo butto via. Tanto non lo usavo più. Era lì per nulla messo lì. Questo rossetto che ho comprato in un negozio, perché mi mancava un rossetto qualche anno fa. Questo qui. E lo butto via. L'ho usato poco, però non.
puzza anche questo, quindi per non rischiare di aprire qualche malattia. Aiuto. Poi butto via questo correttore di Avon Color Trend che ho finito. Tanto l'ho ricomprato, ce n'ho per un po', quindi lo butto via. Se non sentite mia mamma che urla. Giù fanno la guerra. Poi butto via questo gloss di Donna Più che ho comprato qualche anno fa da Donna Più, che ora qui a nei paesi accanto al mio paese non esiste più Donna Più, credo fosse solo a Firenze, cioè è rimasto Donna Più, perché io andavo da Donna Più a Pistoia e a Prato, quindi a Pistoia l'hanno levato e a Prato l'hanno levato anche lì, però non so se ancora c'è, esiste a Firenze. Quindi avete visto il mio babbo che è entrato in camera come non fosse senza permesso, perché è entrato senza permesso. Quindi questo lo butto, questo grosso di Donna Più, e se la fa forte. Poi butto un altro come si chiama? Io ho sta abitudine di aprire le cose senza far vedere. Burro cacao di Avo, che era la cioccolata di qualche anno fa, che puzza, quindi lo butto perché mi fa leggermente vomitare. E nulla, non credo che ci siano ancora questi burro cacao colorati e ammortizzati. Poi butto questo come si chiama? Come si chiama? Smalto che non mi ricordo neanche questo dove l'ho comprato, però è secchissimo e anche questo si vede che è da buttare, quindi nulla, questo lo butto. Poi butto questo pennellino rotto. Scusate, allora, speriamo che ora è possibile parlare senza, come si dice, gente sottofondo che urlano. Quindi volevo dire che questo non lo volevo buttare perché è buono ancora, però non mi ricordo quando l'ho comprato, quindi no. Sinceramente non mi fiderei a metterlo sulle unghie, però non è secco. Che ne dite voi? Lo tengo o non lo tengo? Lo scrivete sotto nei commenti. Grazie, datemi un consiglio. Nulla. Questo è il mio video. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!